cittadini. Questa è una campagna elettorale, la chiusura di una campagna elettorale. E siccome io non sono ipocrita, noi siamo qui a chiedervi il voto, a chiedervi il consenso. Ma nel momento in cui chiediamo il consenso, in un momento così triste per la politica italiana, dove predominano a tutti i livelli sfiducia e disillusione verso la politica e verso tutti i partiti, io credo che sia dovere di chi chiede il voto provare, nella misura in cui sarà capace, a illustrare le ragioni per cui, come diceva chi è intervenuto prima di me, questo voto è utile. Io credo che noi dovremmo motivarlo partendo dalle cose, non dalle parole. In campagna elettorale sarete e siete inondati di parole. Proviamo a ragionare sulle cose, e cioè sulla utilità di sostenere questa nostra lista. Dentro al centro-sinistra, noi siamo nel centro-sinistra, sosteniamo la candidata sindaco del centro-sinistra qui a Crema, come in tutto il resto d'Italia, nel centro-sinistra. Noi crediamo che sia utile, appunto, che ci sia più forza per la sinistra dentro il centro-sinistra, perché anche gli equilibri di un'alleanza, di una coalizione come questa, grande, variegata, differenziata, gli equilibri cambiano a seconda dei rapporti di forza. Ed è straordinariamente non utile, indispensabile, che in Italia, dopo queste elezioni amministrative, esca un risultato che premi la sinistra dentro il centro-sinistra. Vedete, da qualche anno a questa parte mi è capitato di riflettere a che cosa è successo in Italia, come sia potuto capitare tutto quello che è capitato. In 20 anni sono stati smantellati tutti i diritti e le conquiste che i lavoratori avevano ottenuto negli anni precedenti, nei decenni precedenti. E io parto sempre da me stesso in questa riflessione. Parto da quando io ero un ragazzo, tanti anni fa. Io sono entrato nel mondo del lavoro abbastanza giovane, perché allora si riusciva a entrare giovane, sono entrato a 22 anni, tanti anni fa. Ho avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, cioè sicuro, stabile, un salario certo tutti i mesi, e sapevo che alla fine della mia vita lavorativa avrei avuto una pensione sicura. Con quel salario ho fatto le cose normali della vita. Ho preso una casa in affitto, sono andato via dalla casa dei miei genitori, ero sicuro di poter pagare l'affitto tutti i mesi. Poi ho tramutato quell'affitto in un mutuo, sono andato in banca. Il mio contratto garantiva il prestito che la banca mi ha fatto e mi sono comprato la casa dove abito. Il mio salario, ancora, aumentava progressivamente con l'aumento del costo della vita, in automatico, perché c'era la scala mobile, formidabile strumento di garanzia del potere d'acquisto di salari e pensioni. E tutto il sistema di protezioni sociali che c'era quando io ero ragazzo faceva sì che i servizi non erano commisurati al profitto, erano commisurati ai servizi medesimi, cioè erano al servizio, come dice la parola stessa, dei cittadini: la sanità, la scuola, i trasporti. Addirittura c'era l'equo canone, sembra archeologia, cioè il canone d'affitto paragonato, parametrato sulla base del salario. E sapevo, appunto, che alla fine della mia vita, quando smettevo di lavorare, avrei avuto una pensione pubblica calcolata sugli ultimi salari. Sono passati alcuni decenni.
La prima che hanno tolto è stata la scala mobile, tra il 92 e il 93. Vi ricordate chi l'ha tolta? Un governo tecnico, il primo governo tecnico della storia d'Italia, dopo Tangentopoli. Era il governo Ciampi. Poi è arrivato Berlusconi, 94. Berlusconi provò a cambiare le pensioni. I giovani non se le ricordano queste cose, ma diciamo, quelli della mia generazione sì. Berlusconi, il primo Berlusconi. Il sindacato, allora unito, organizzò una gigantesca manifestazione a Roma per difendere le pensioni. Berlusconi fu sconfitto. Cadde il governo Berlusconi, arrivò un altro governo tecnico, 95, il governo Dini. Il governo Dini cambiò il sistema pensionistico. La riforma più radicale, più strutturale, dal retributivo al contributivo. Dopodiché, ad uno, hanno tolto anche gli altri diritti, hanno cancellato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, cioè quella sicurezza della vita, del futuro, che consentiva a quelli della mia generazione di organizzarsi la vita. 46 sono le forme di lavoro precario introdotte in Italia, 46! Con la reintroduzione anche del lavoro cosiddetto a chiamata o in affitto, cioè la forma moderna del caporalato, che era stato abolito perché si riteneva odioso che degli uomini guadagnassero sulle braccia di altri uomini. Rimasta è l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, cioè la garanzia di non poter essere licenziati a piacimento. Il governo Monti sta cancellando anche quest'ultima garanzia. E badate, siccome noi abbiamo avuto, uso un'espressione calcistica, il DASPO per la televisione, cioè ci hanno vietato l'accesso alle forme di comunicazione di massa, quello che diciamo nei nostri comizi, nei nostri incontri, ciascuno di voi lo racconti ad altri, perché nessuno racconta la verità. L'articolo 18, che viene smantellato, dicono: ma sì, è un aggiustamento, se non c'è il reintegro nel posto di lavoro, l'articolo 18 è come che non esista più. E badate, c'è una cosa di cui non parla nessuno, non parla nessuno. Il governo Monti, come primo provvedimento, ha innalzato l'età pensionabile. 67-68 anni, sino ad arrivare al 2030, dove sarà 70 anni. Fate il collegamento tra la possibilità di licenziare per motivi economici, liberamente, e l'innalzamento dell'età pensionabile. Cosa succederà? Succederà una cosa che è stata prevista da tutti, ma che nessuno dice, e cioè che quando un lavoratore arriverà a 50 anni, il datore di lavoro lo licenzierà per motivi economici. Perché? Perché prenderà uno di 20 anni, che è più svelto, che è più forte, è più giovane e costa la metà. Dopodiché darà un'annualità di stipendio, di salario a quel lavoratore che ha licenziato, se gli va bene gli darà 18 mesi, dopodiché dai 50 anni ai 67 anni, quando andrà in pensione, come diavolo campa questo? Visto che non ha più il salario, ma non avrà ancora la pensione. Aggiungo, contemporaneamente hanno reso tutto il sistema pensionistico contributivo, e in quei 17 anni, tra i 50 e i 67, chi glieli paga i contributi? Guardate, noi stiamo andando incontro a forme autentiche di macelleria sociale. Sono cose, non è propaganda, è la realtà dura che oggi vivono gli esodati, che sono già tanti, ma che in prospettiva vivrà una intera generazione se nel frattempo non ci mettiamo mano. E badate, io ogni volta che vedo in televisione qualcuno dei cosiddetti tecnici che parlano dei numeri, io vorrei dirgli: dietro i numeri ci sono le persone.
Dietro ai numeri ci sono le tragedie, dietro a quei numeri ci sono i suicidi, quattro oggi, quattro ce ne sono stati, solo oggi. C'è la disperazione, e lo dico perché anche questo non lo racconterà nessuno, tutto questo non riguarderà più soltanto i lavoratori privati, perché questo sarà assimilato anche nel pubblico impiego. Cioè ci sarà la possibilità di licenziare anche nel pubblico impiego senza la tutela dell'articolo 18. Pensionabile, grazie alla riforma del governo Monti, più alta d'Europa. E badate, queste misure, la reintroduzione dell'IMU, l'aumento dell'IVA e l'aumento della benzina, le tasse spicciole qui e là, tutte indirette tra l'altro, quindi più inique delle altre, tutte queste misure non sono soltanto ingiuste, e sono ingiuste, ma non sono solo ingiuste, sono anche drammaticamente inefficaci, e cioè sono delle misure che non stanno affatto facendo migliorare la nostra economia, che invece sta ulteriormente crollando. E io qui vi voglio sottolineare un punto, oltre a quelli che sono stati già ricordati dal nostro capolista. Un punto che deve essere qualificante da sinistra, per un comunista come me, qualificante per portarlo dentro al centro-sinistra, per vivificare di esso tutto il centro-sinistra, anche chi è più refrattario. Abbiamo parlato del lavoro, delle condizioni materiali, dello stato sociale, fondamentale. Ma se in Italia noi vogliamo far ripartire l'economia, se vogliamo ridare posti di lavoro, avete visto i dati dell'Istat di ieri, siamo il paese che ha la più alta disoccupazione d'Europa dopo la Grecia, pensate un po' che lusso che ci concediamo. Bene, se noi vogliamo far ripartire l'economia e con essa l'occupazione, in Italia e nella vecchia Europa c'è una sola possibile ricetta, che si chiama la scuola pubblica, gratuita, obbligatoria per tutti, la scuola della Costituzione Repubblicana. E su questo vi ruberò davvero qualche minuto per parlare di altre cose concrete, per capire cosa intendo quando dico che la scuola è un formidabile volano di progresso e anche di benessere. Quando è arrivata la crisi internazionale, era l'autunno del 2007, crisi dei mercati finanziari. Questa crisi ha colpito per primo in Europa, e non solo in Italia, in Europa, il settore della vendita delle automobili, che tradizionalmente è quello che impatta per primo con la crisi. Perché? Perché chi c'ha la macchina, se c'è la crisi, non la cambia, se la tiene. E le due industrie che hanno patito di più l'arrivo della crisi sono state la Fiat e la Volkswagen in Germania. La Fiat cosa ha fatto? La Fiat con Marchionne ha pensato di tornare ad essere competitiva, quindi di tornare a vendere automobili, comprimendo il lavoro. Cioè ha pensato di risolvere i suoi problemi economici colpendo i lavoratori. Ha umiliato la FIOM mandandola fuori dalle fabbriche alla faccia del diritto di esercizio del sindacato previsto nella Costituzione. Ha colpito le condizioni materiali di lavoro dei lavoratori e ha pensato che così, riducendo il costo del lavoro, si sarebbe stati competitivi. La cura Marchionne ha procurato, pigliatevi i giornali di oggi, senza andare tanto lontano, ha procurato un disastro alle vendite della Fiat, sia sul mercato interno, sia sul mercato internazionale. La Fiat dal 2007 a oggi ha perso il 70% del suo mercato e nell'ultimo anno ha perso un ulteriore 15%, sono i dati di oggi, ogni mese escono. Perché questa ricetta evidentemente, oltre ad essere ingiusta ancora una volta, è inefficace per vendere, perché ci sarà sempre, cari cittadini di Crema, sempre
un paese dove il costo del lavoro sarà più basso che nell'Europa capitalismo avanzato, e quindi non è lì che diventi competitivo, non è colpendo il pezzo, il segmento del costo del lavoro che puoi riprendere a vendere. E infatti cosa fa Volkswagen, colpita anch'essa dalla crisi? Stesso periodo, stesso segmento, produzione di automobili. Volkswagen chiama il corrispondente tedesco della FIOM, che si chiama IG Metall, sindacato dei metalmeccanici tedeschi, e propone all'IG Metall un accordo che prevede tre punti. Primo, la riduzione dell'orario di lavoro. Vi ricordate quando si parlava delle 35 ore? Bene, in Germania, alla catena di montaggio della Volkswagen, oggi si lavora 32 ore settimanali. Contemporaneamente, Volkswagen, voi direte, ha diminuito il salario? No, ha fatto il contrario. Ha diminuito l'orario e ha aumentato il salario del 6% netto ai suoi lavoratori. Perché chiunque conosca i lavoratori, quelli veri, non quelli che si leggono nei libri o si vedono nelle fiction, quelli veri, sa perfettamente che se i lavoratori guadagnano di più e lavorano di meno, sono più contenti e quindi lavorano anche meglio e sono più fidelizzati, brutta parola, rispetto all'azienda. Ma la Volkswagen fa una terza cosa. Autunno 2007, arriva la crisi, tutti licenziano. Volkswagen da un giorno all'altro assume 400 giovani ingegneri tedeschi e li mette a studiare, cioè li mette a progettare nuovi modelli, nuove soluzioni, e cioè sa perfettamente Volkswagen, non la Fiat, che si potrà essere competitivi nella vecchia Europa solo se si producono cose migliori degli altri, cioè le invenzioni. L'Italia per 50 anni è stata prima, sempre, di seguito. Negli ultimi 10 anni l'Italia è penultima nei brevetti, classifica europea, è ufficiale, paesi OCSE. E sapete qual è l'ultima nella produzione di brevetti? È la Grecia. E non è un caso che sia finita come è finita, perché è un paese che non innova, che non mette sul mercato globale dei prodotti migliori, è destinata a fallire.